Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare ExpressLRS via browser da PC tramite Wi-Fi. ExpressLRS è un sistema versatile che offre diversi metodi per aggiornare il firmware. Possiamo usare il Betaflight Passthrough, l'applicazione SpeedyB o se vogliamo fare tutto da PC si può usare il Wi-Fi domestico. Oggi vedremo proprio questo metodo, ma se preferite gli altri ho già realizzato tutorial specifici. Li trovate nella mia playlist ExpressLRS che vi lascio linkata in descrizione. L'aggiornamento via browser è valido sia per i riceventi che i moduli della radio, interni o esterni che siano non fa differenza. I passaggi da fare sono uguali e si tratta semplicemente di scegliere il vostro modulo o la vostra ricevente e aggiornare. Il configuratore da usare è sempre lo stesso. L'unica cosa che cambia tra modulo e ricevente è il metodo in cui si entra in Wi-Fi mode. Questa modalità serve al configuratore per inviare il firmware ed è necessaria per aggiornare. Per quanto riguarda le riceventi, bisogna lasciarle accese per 60 secondi ed entreranno automaticamente in Wi-Fi mode. Passati 60 secondi, l'LED della ricevente inizierà a lampeggiare velocemente e saremo pronti per aggiornare. Il radiocomando deve stare spento, perché se la ricevente si binda al modulo, non può entrare in Wi-Fi mode. Per quanto riguarda i moduli, è necessario metterli in Wi-Fi mode manualmente direttamente dall'UA script. Anche in questo caso il modulo non deve essere bindato alla ricevente, altrimenti la modalità Wi-Fi non riesce ad attivarsi. Avviamo l'ExpressLRS UA script. Clicchiamo su Wi-Fi Connectivity. Poi su Abilità Wi-Fi. A questo punto il modulo è entrato in Wi-Fi mode. Il metodo tramite l'UA è valido sia per i moduli esterni che quelli integrati nella radio. Molto bene, dopo aver visto come attivare la modalità Wi-Fi su modulo ricevente, vediamo cosa ci serve per aggiornare. Per iniziare abbiamo bisogno di un PC con una scheda di rete Wi-Fi. Il mio è una scheda di rete interna, ma eventualmente potete valutare una di queste schede wireless USB. Sono molto economiche e fanno perfettamente al caso nostro. Oltre a un PC con scheda di rete Wi-Fi dobbiamo scaricare l'ExpressLRS Configurator, lo troviamo su GitHub a questo indirizzo, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo. Una volta scaricato e installato l'ExpressLRS Configurator possiamo avviarlo. Qui scegliamo sempre l'ultima versione firmware disponibile. In questo video aggiornerò una ricevente BTFPV, ma come ho detto prima questa guida è valida anche se dovete aggiornare un modulo interno o esterno della radio. In questo punto scegliete semplicemente i target relativi a quello che dovete aggiornare. Come metodo per il flash assicuriamoci che sia attivato Wi-Fi. Queste impostazioni possono essere lasciate anche come sono. L'importante è che inserite qui la vostra password per il bind, che deve essere uguale sia nel modulo che nella ricevente. Quindi clicchiamo su Build. Ok, come vedete il configuratore ha generato il firmware e ha aperto automaticamente la cartella che lo contiene. Siccome in una directory temporanea, io vi consiglio di spostarlo sul desktop o sulla cartella documenti in modo da trovarlo più velocemente. Qui abbiamo finito, ritorniamo alla ricevente. Molto bene, come vedete la ricevente è accesa ed è in modalità Wi-Fi, perché il LED sta lampeggiando velocemente. A questo punto possiamo collegare la ricevente alla rete Wi-Fi. Andiamo nella gestione connessioni e come vedete qui abbiamo ExpressLRS RX. Quindi clicchiamo su connetti. Per quanto riguarda la password dobbiamo scrivere ExpressLRS tutto minuscolo. Questa password è uguale sia per i moduli che per le riceventi. Attenzione a non confondere la password Wi-Fi con quella per il bind. La password Wi-Fi è sempre ExpressLRS e non può essere cambiata, mentre quella per il bind è una password personale che dovete scegliere voi. Dopo aver connesso via Wi-Fi la ricevente, apriamo il browser per procedere all'aggiornamento. Andiamo nella barra degli indirizzi e digitiamo 10.0.0.1. Clicchiamo su Update. Poi su Sfoglia. Quindi scegliamo il firmware che ha generato poco fa il configuratore. A questo punto facciamo Update. Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, abbiamo finito. Adesso la ricevente è pronta per essere utilizzata.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.